Lei crede che mi ammazzeranno? Sì, credo che tenteranno. Saranno i gruppuscoli o quel tale? Quel tale? Cress. Ah, già. Quel farmacista. Tentò di uccidere la moglie. Era ingenuo il suo piano. Che condanna gli fu data? 5 anni in prima istanza confermati da lei in appello. Non da me. Mi scusi, volevo dire, dalla corte presieduta da lei. E dunque? Era innocente. Ma davvero? Credo di sì. Era innocente? Oppure lei che crede che fosse innocente? Credo che fosse innocente. Non posso esserne certo. Ah. Non può esserne certo, allora. Sì, ho il dubbio. Che è stato un errore. Un errore giudiziario. L'errore giudiziario non esiste. Lei è cattolico praticante? Praticante no. Ma è cattolico? Certo, cattolico come tutti. E come tutti quanti penso che andrà ogni tanto a sentire la messa. Ha mai considerato il problema del pane e del vino che diventano corpo, sangue e anima di Cristo? Ogni volta. Dico ogni volta che il prete mangia quel pane e beve quel vino, il mistero si compie. Mai, dico mai, accade che il mistero non avvenga. Il prete può anche essere indegno nella sua vita o nei suoi pensieri, ma il solo fatto che sia stato investito dell'ordine permette sempre a ogni celebrazione della messa che il mistero si realizzi. Quando il giudice celebra la legge, è esattamente come il prete che dice la messa. Il giudice può dubitare, interrogare se stesso, tormentarsi anche, ma nel momento in cui pronuncia la sentenza, allora non più. In quel momento la giustizia si è compiuta. Sempre? C'è stato un prete che mentre rompeva l'ostia si è trovato il sangue sulle vesti. Perché dubitava? A me non è successo mai. Nessuna sentenza ha mai sporcato di sangue le mie mani. Nessuna condanna ha macchiato mai la mia toga. Certo, è sempre una questione di fede. Non ci siamo capiti a quanto vedo. Non sono cattolico e naturalmente non sono neanche cristiano. Comunque, non ho mai avuto di queste debolezze. Non ho mai creduto a Voltaire, al suo trattato sulla tolleranza. Lui ha cominciato con la storia dell'errore giudiziario. La virtù, la pietà, l'innocente caduto nelle mani dell'errore. Quale errore? Il giudice che con una sentenza può uccidere impunemente. Bah! È Voltaire che per primo ha seminato dubbi sull'amministrazione della giustizia. Ma guai, quando una religione comincia a tenere conto dei dubbi della gente, allora vuol dire che è già morta. È così che siamo arrivati a Bertrand Russell, a Sartre, Marcuse e a tutti i deliri di questi giovani di oggi. Allora è tutta colpa di Voltaire. Sì, ma Voltaire aveva una scusante. Ai suoi tempi non ci si rendeva conto fino in fondo del pericolo di quell'idea, ma oggi, con l'avvento delle masse, il pericolo è diventato mortale. Se si continua così, la sola forma di giustizia sarà quella che i militari in guerra chiamano decimazione. Uccidere per punizione un soldato ogni 10. Niente, non esistono più individui oggi. Non esistono più responsabilità individuali oggi. Il suo mestiere, mio caro amico, è diventato ridicolo. Andava bene in tempo di pace, ma oggi siamo in guerra.
rapine, sequestri, uccisioni, sabotaggi, questa è guerra. E come in tempo di guerra la risposta è decimazione. 5 fuori! 1, 2, 3, 4, 5, fuori! 1, 2, 3, 4, 5, Kress condannato! Kress va in giro con un calibro 22 e in canna c'è una pallottola per lei.